Noi possiamo parlare di sostenibilità sensoriale quando parliamo del prodotto tra il piacere, quindi il livello di piacere, e il limite all'assunzione di una bevanda o di un alimento. Nel caso del caffè, questa sostenibilità sensoriale sembra altissima per un motivo molto semplice, che quando un caffè è molto buono, normalmente è anche un caffè che giova da un punto di vista fisiologico e non presenta particolari problemi. Basti pensare che quando un caffè dà un elevato piacere, quasi sempre anche un basso contenuto in caffeina, un basso contenuto in acidi fenolici, e quindi è un caffè che fisiologicamente funziona e funziona bene. Una cosa interessante per la sostenibilità sensoriale è che noi non abbiamo un parametro che si sviluppa all'infinito, crescendo il quale noi proviamo più piacere, ma tutti i parametri del caffè sostanzialmente devono tendere ad un equilibrio per darci una bevanda che sia perfettamente sostenibile. Con questo non stiamo parlando di caffè che non hanno un'identità, tutt'altro, tant'è che lo stesso espresso italiano si esprime con 5 stili fondamentali: lo stile alpino, lo stile padano, lo stile tirreno, lo stile centrale e lo stile meridionale, dove il buono cambia volto ma rimane sempre buono.